lo so, mi dispiace, però non lo so, non mi sembra che non funzioni proprio, non... sta bruciando tutte le inquadrature, non mi dice mai quando il microfono è acceso, quando è spento, non lo so, Andrea, mi sembra completamente incapace di... Abbiamo sbagliato, hai sbagliato, perché io non la volevo fin dall'inizio. Vabbè, che c'entra che lavora gratis e la professionalità? Uno viene, è un'occasione, no? C'è Fango De Biasi, c'è Niccolò Calvagni, penso anche che abbia spaventato Niccolò, non lo so, ho visto Niccolò un po' spaventato da lei e questo non è buono perché Niccolò è una star in divenire e noi di Battisti dobbiamo sicuramente investire su Niccolò. Vabbè, dai, speriamo bene, speriamo che non rompa la camera, speriamo che adesso con Claudio Gregori, speriamo che non infastidisca Ambrangiolini, non so che dirti, adesso vediamo. Vabbè, ti faccio sapere dopo. Ciao, ciao. Jessica, te lo voglio dire proprio col microfono, stiamo in un momento di pausa, stai andando veramente bene. Ho parlato poco fa al telefono con Berni, grandissimi complimenti. Mi è piaciuto soprattutto come ti sei comportata con Niccolò Calvagna, è stata bravissima. È un piacere lavorare con te e grazie per averci, insomma, dato la tua professionalità. Ci tengo proprio a dirtelo in camera. Ti mando anche un bacio. Ah, ma è Ambra! Aspetta, aspetta. Come stai? Bene. Oh, che stai a fare qua? Più freddo. Sono venuto a intervistarti. Ma Guarda, c'ho il figurati. microfono pure. Così all'occorrenza. Certo. C'è il microfono pure. Ma guarda, è veramente. Certe volte mi stupisco di cose stupide, è vero. Non si stupisce di stupidi? Beh, vieni con me. Ma Ti rapisco da Stefano e da Nicolò. posso fare Nicolò, un panino, Nicolò. però? Eh? No, Mi fai dai. via un panino? No, vieni a fare intervista. Dai, La facciamo qua. posso fare un Vai, prendi il panino? panino e vieni col panino. Rubano, dai. Sì, torna col panino. Jessica, no, non fa casino, sto qua a Ambrangiolini. Infatti, quanto sta? Che cosa? Ambra. Eccola, sta qua, vicino al panino. Ah, sono io? Sì, Ah, scusa. sei meravigliosa. Buongiorno. Ambra è completamente pazza, è spiritosissima, è un'attrice Faccio la magnifica, verdura sui denti? magnifica. E stiamo facendo due cose. C'ha la verdura sui denti? No, Ok. apri la bocca di più. No, 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 no. Stava male. Ha delle caviglie bellissime. Io sono il critico cinematografico che più ha descritto le caviglie di Ambra Angiolini. Senti, Ambra, è vero che Jenny è la, diciamo, è la donna, diciamo, più sessualmente più disinibita di questo film, sessualmente disinibito? No, è Lillo il più sessualmente disinibito. Tutto quello che fa comunica sessualità, fascino, carnalità, passione. Mi fai, prendi qua dietro i capelli, mi tiri, tirami giù la testa, e poi devi vedere il Eh sì, più pulita. E poi mi fai così. Quindi è vera questa indiscrezione di te che hai slinguazzato, cioè in un bacio cinematografico hai infilato la lingua nella bocca di Pasquale Petrolo? No, no, non è di scena, purtroppo non c'era di sceneggiatura. Dico che però quando gli passi molto vicino, occhio se lo devi intervistare, ti esce. Io sono un eterosessuale convinto, Jessica meno, è la persona che sta Sì, dietro ma la Lillo non è né camera. uomo né Tu sei anche donna. discussa, da Sì, questo no, punto di infatti, vista. non a me va bene così. Però dico Lillo non è un genere, è Lillo. Quindi non puoi essere né etero né uomo, È cioè. pansessuale come l'Alessandro Magno di Oliver Stone, come quello che voleva che Che voleva fosse, che in che realtà voleva poi che non ci sono fosse. tanto riusciti. Non tanto, non tanto. Però se c'era Lillo, allora sì. La parola che ti è piaciuta di più dire in Bello che questo film? continuo a Sì, controllare, no? Molto elegante. No, non te la puoi mangiare perché non ce n'è più. Qui siamo vabbè. ristrettezze economiche. La La mia battuta. battuta del film è se lo famo, stamo. Se lo fanno. Se lo famo, poi stamo. Ci rifletti? Ci pensi un attimo? Sì. Anche voi? Io Tu sono sei molto bad cattiva. taste. Sì, mi piacciono molto i bad taste come te. Che meraviglia. Io amo Ambrangiolini. Jessica, adesso lasciaci un attimo da soli, eh? Che anche i critici possono baciare Sbagliare. le star. Anche i critici ce la possono fare. Ce la possiamo fare anche noi.